Bene, bene, vediamo in questo video come conquistare la mente di un uomo dopo aver prodotto attrazioni, le verità nascoste. Prima di affrontare il tema, però, ti voglio ricordare di iscriverti al canale, attivare la campanella, così riceverai la notifica dei miei video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E ti ricordo inoltre che attivi la campanella così ricevi appunto la notifica. Ma veniamo al tema: come conquistare la mente di un uomo dopo aver prodotto attrazione? Le verità nascoste. Allora, ci sono delle verità nascoste. Le donne tendono, diciamo così, quando hanno a che fare con un uomo, a pensare che tutto dipenda dalla sessualità. Pensano che sedurre un uomo sia attrarlo sessualmente. In realtà l'essere umano maschio, diciamo, è diverso un po' dalla donna, cioè nel senso che entrambi, uomini e donne, hanno un cervello triadico, cioè c'è un cervello rettiliano, che è il rinencefalo e il midollo allungato, un cervello mammaliano, che è l'amigdala, l'ipotalamo. Allora, il cervello rettiliano risponde all'esigenza di sopravvivenza individuale della specie. Il cervello mammaliano, l'amigdala, è quella che ci fa innamorare follemente. E poi abbiamo il cervello, la neocortex, la neocorteccia, il cervello cognitivo, che c'è sia la creatività, ma anche la logica e la razionalità. Ora, nelle donne questi tre cervelli sono un po' più integrati, nel senso che una donna che fa sesso con un uomo probabilmente può avere anche dei sentimenti e probabilmente anche avrà dei progetti con lui. Non sempre, però il maschio ce l'ha più divisa le cose. Per il maschio il sesso è il sesso, le emozioni sono emozioni, l'affetto è l'affetto, l'impegno è l'impegno. E possono agire su piani separati. E qua sta un po' la gabula, le verità nascoste delle donne che non riescono, se non riescono a cogliere questo significato, hanno poi dei problemi. Perché hanno dei problemi? Perché pensano che attraverso la sessualità sia necessario, diciamo, attraverso la sessualità loro possono far innamorare un uomo. Invece questo non accade, questo non avviene, perché non è necessaria solo la sessualità. È necessario per far innamorare un uomo, è necessario anche avere una situazione, diciamo, emotiva e una situazione di impegno. Quindi, per attirarlo sessualmente, devi utilizzare gli aspetti visivi, la teoria mistica, cosce tette culo, diciamo, però esibite in modo attraverso la femminità, non ostentate, perché altrimenti fai inneschi i meccanismi di difesa. Sono importanti anche gli aspetti olfattivi, il profumo è fondamentale. Il profumo è veramente importante perché attraverso il profumo tu riesci a, diciamo, a stuzzicare quelli che sono i cosiddetti feromoni del maschio. Tra l'altro poi farò un video un po' più specifico su come una donna può produrre, autoprodursi naturalmente feromoni, questi ormoni della sessualità, diciamo. Comunque l'aspetto olfattivo è molto importante. I profumi non devono essere troppo pesanti, non devono essere troppo dolciastri, insomma, devono andare a stuzzicare e possono generare molta attrazione in un uomo. Dopodiché c'è anche un altro aspetto. C'è l'aspetto, potremmo definire l'aspetto. Come possiamo dire, emotivo. E quindi per farli innamorare, quello che bisogna fare è produrre delle emozioni. Per produrre delle emozioni, il cervello mammaliano, che abbiamo in comune con i mammiferi, quindi i mammiferi provano emozioni, non è che non provano emozioni. Quando noi, diciamo, ci rivolgiamo ai mammiferi, dobbiamo sapere che hanno delle emozioni anche loro. D'altra parte, quello che volevo dire è la donna, l'errore che commette la donna è quello di utilizzare soltanto la parte sessuale, no? È come andare a pescare soltanto utilizzando l'esca. Il pesce arriva e si ingrassa, perché non, cioè, mangia e se ne va.
Se invece usi solo l'amo, il pesce non arriva neanche. È la combinazione di esche e amo che fa boccare il pesce. Ed è la combinazione di tutti questi tre aspetti che fa sì che un uomo possa essere conquistata la mente di un uomo dopo aver prodotto attrazione. Perché l'attrazione, come dicevo, attraverso aspetti visivi, attraverso aspetti olfattivi, lo aggancia. Ma poi per conquistare la sua mente devi da un lato dargli emozioni, dall'altro farlo impegnare. Dargli emozioni è tutto sommato abbastanza semplice, perché tutto sommato basta farlo parlare. Se riesci a farlo aprire, quando un uomo si apre, tenderà a parlare delle cose importanti per lui. Puoi indirizzare con qualche domanda qual è una cosa bella, una cosa brutta che ti è capitata nella vita. Questo è molto utile perché sono degli stimoli che fanno sì che quest'uomo si coinvolgerà sempre di più, perché si emozionerà parlando di cose e anche di sofferenze vissute. La sfera emotiva ha la caratteristica di non distinguere tra bene e male, tra piacere e sofferenza, per cui si innamorerà moltissimo e innamorandosi, coinvolgendosi, avrà la possibilità di dare degli stimoli, diciamo, coinvolgendosi le emozioni lo renderanno, tra virgolette, lo coinvolgeranno, le emozioni faranno sì che si coinvolgerà sempre di più, perché verrà identificata come erogatrice di un servizio emozionale. Quindi portalo sulle giostre, tra virgolette emotive, fagli fare le montagne russe emotive. Un modo per dare emozioni è anche togliergli quello che lui crede di aver ottenuto, ad esempio la gratificazione sessuale, gliela togli e gli dai già emozioni, e questo è fondamentale. Gli dai emozioni facendolo parlare, facendolo aprire. Insomma, amplificandoli un po', entrando in empatia emotiva con questa persona. E poi è fondamentale però l'aspetto cognitivo, quindi l'impegno. Questa è l'altra cosa per conquistare la mente di un uomo dopo aver prodotto attrazione, dopo aver prodotto emozione, sono un po' le verità nascoste, devi fargli prendere degli impegni, quindi mettergli dei piccoli vincoli, delle piccole condizioni. Se vuoi che ci vediamo, sì, ma ho questo problema, quell'altro problema, insomma, far sì che si impegni nei tuoi confronti, che metta energia nei tuoi confronti, che metta intenzione nei tuoi confronti. Tutto questo farà sì che scaturirà dentro di lui una situazione emotivamente importante. Emotivamente si sentirà coinvolto, emotivamente si sentirà, diciamo, emotivamente si sentirà colpito da questa situazione e cercherà in tutti i modi, una volta che si è impegnato, gradualmente di impegnarsi ancora di più, gradualmente di entrare ancora di più in empatia, di entrare ancora di più in coinvolgimento. Ecco, tutto questo è molto importante, tutto questo è fondamentale perché ci permette di ottenere, di conquistare la mente di un uomo per aver prodotto attrazione. E questo direi che è un aspetto fondamentale nella vita delle persone, è un aspetto fondamentale per poter raggiungere dei risultati che possono essere risultati positivi nel conquistare la mente di un uomo facendolo innamorare. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, su TikTok e mi raccomando iscriviti a tutti i miei